Nasce nella città del Corallo il consorzio Marina di Torre del Greco, realizzato dai rappresentanti degli storici cantieri navali, consorziatisi per affrontare le nuove sfide del rilancio dell'area portuale cittadina. L'evento è stato annunciato nel corso di una conferenza stampa tenutasi ieri nel Salone del Circolo Nautico alla presenza del sindaco Luigi Mennella, del comandante della Capitaneria di Porto Ida Montanaro, dei rappresentanti della cantieristica e delle maggiori realtà civili e marinare legate allo sviluppo di questa importante risorsa del territorio. A moderare l'incontro il presidente del consorzio, Vincenzo Sica. Li abbiamo ascoltati ai nostri microfoni. Voglio ringraziare gli imprenditori che si sono riuniti e credo che per la prima volta, mettendosi insieme per affrontare una realtà diversa sostanzialmente. L'amministrazione comunale ha voluto riprendersi quello che era il suo, il porto, perché noi crediamo che dal mare si possa derivare un'economia importante e quindi abbiamo rivoluto indietro il nostro porto. Dobbiamo tutti remare nella stessa direzione affinché Torre del Greci ritorni e si riprenda quello che è suo. Quali i prossimi passi amministrativi nella direzione della riqualificazione dell'area portuale e soprattutto a favore dei nostri maestri d'ascia? Adesso è all'attenzione della Regione che ha affidato a degli architetti, a degli esperti, evidentemente anche il compito di fare un piano esecutivo per la risoluzione dell'ampliamento del portico nella parte in cui verrà la nuova cantieristica e che potrà essere quindi sviluppo e volano proprio dell'economia della città di Torre del Greco. Una realtà importante che nasce per rilanciare una vocazione del territorio che la vede prima in Italia, ma soprattutto di lontano con i maestri d'ascia. Ho trovato imprenditori particolarmente decisi, determinati, animati dalla voglia di cambiare rispetto anche ad una impostazione anche in termini strutturali che ha bisogno evidentemente di cambiamenti. Ho trovato una compagine già unita dal punto di vista umano, andava evidentemente dato un contributo per far comprendere loro come fosse necessario invece cominciare a dialogare in sinergia tra loro anche rispetto a degli obiettivi imprenditoriali. Secondo lei, qual è il futuro della cantieristica di Torre del Greco? Una vocazione destinata a tramontare o una gloria destinata ad essere recuperata? Guardi, io muto la sua definizione di gloria. Io credo che le glorie normalmente è difficile che siano destinate a tramontare. La capacità artigianale che hanno acquisito nel tempo e che si tramandano da generazioni a generazioni è una capacità immensa che costituisce, come ho detto nell'intervento, un patrimonio che non si può assolutamente disperdere. Questo patrimonio va chiaramente adeguato alle nuove tecnologie, va adeguato a nuovi investimenti. Quale sarà il ruolo della Capitaneria di Porto nell'ambito delle attività del consorzio, ma ne coniugate alle intere attività di riqualificazione di questa vocazione? La Capitaneria di Porto generalmente si fa sempre parte attiva nel collaborare ed essere presente in qualsiasi iniziativa che da parte di tutti può essere intrapresa, rappresentando però naturalmente il punto fermo che è quello del rispetto della norma e delle istituzioni in generale.